L'intenzione degli sviluppatori, con Alien Isolation, era proporre una sorta di vero sequel del film capostipite, e la trama prende infatti il via 15 anni dopo gli eventi dell'originale Alien. La protagonista, un ingegnere di nome Amanda Ripley, non ha mai smesso di investigare sulla scomparsa di sua madre Ellen, avvenuta in seguito al ben noto incidente sulla Nostromo. Grazie al favore di un amico, proprio Amanda viene inviata sulla stazione spaziale Sevastopol, dove giace in custodia la scatola nera della Nostromo. Da queste premesse parte un lunghissimo incubo da vivere esplorando in prima persona la stazione, seguendo un percorso lineare tracciato da obiettivi sempre ben delineati. A sbilanciare un'equazione apparentemente tradizionale ci penseranno le entrate in scena dell'Alien, che daranno il via a vere e proprie sessioni di caccia. Seguendo catene di eventi ben precise, gli obiettivi di missione vi rimbalzeranno da una parte all'altra dei livelli, il più delle volte costringendovi a cercare specifici oggetti o ad usare il cervello mentre la bestia vi bracca. Alien Isolation, infatti, non è da pensare come un clone di Outlast e simili in salsa cinematografica, tutt'altro. I momenti creati ad hoc per far saltare il giocatore sulla sedia si contano sulle dita di una mano, sostituiti semmai da un'ansia costante controllata da una regia sapiente. In tutto questo, la prima protagonista è la stazione Sevastopol, che lungo la modalità storia riesce a comunicare tutta la sua immensità. Degna di nota è anche la capacità degli sviluppatori di giocare con i climax, soprattutto nella seconda metà dell'avventura. Dopo una fase centrale più tranquilla e forse meno riuscita, partirà un rush finale indimenticabile, punteggiato da diversi momenti in cui crederete di essere ad un passo dalla conclusione, per poi precipitare nuovamente nell'incubo. Sebbene l'alieno non sia l'unica fonte di preoccupazione per Ripley, i livelli in cui vi darà la caccia rimangono senza dubbio i più memorabili della produzione. Per rintracciarvi all'interno di un'area delimitata, lo xenomorfo userà principalmente i suoi sensi, esplorando metodicamente l'ambientazione. Lo farà sia in campo aperto, sia sfruttando i condotti di ventilazione inseriti nei soffitti. Quando non potrete sfruttare il vostro campo visivo, per seguire i movimenti dell'alieno dovrete utilizzare l'iconico sensore di movimento, anch'esso messo in scena in maniera molto elegante. Data l'impossibilità di danneggiare l'alieno, gli sviluppatori forniscono al giocatore diversi strumenti per aggirarlo e confonderlo, sia inseriti nel level design, sia sotto forma di veri e propri strumenti. Tra questi, le più utili contro l'alieno saranno le granate acustiche, ottime da piazzare in un punto lontano dall'obiettivo per godere di qualche secondo di relativa tranquillità. Buona parte di tale strumentazione, medikit compresi, andrà costruita dal giocatore sfruttando il sistema di crafting, ma solo dopo aver raccolto le materie prime sparse nei livelli. Gestire con estrema attenzione ogni singola risorsa sarà fondamentale, pena il rischio di trovarsi davvero in difficoltà in alcune fasi avanzate. Inutile dire come le routine di ricerca della creatura siano molto efficaci, in maniera tra l'altro esponenziale in base al livello di difficoltà scelto dei tre disponibili, con l'aggiunta di una memoria davvero interessante da osservare. Guadagnarsi del tempo con i vari espedienti a disposizione a volte potrebbe fornirvi un vantaggio, ma farà anche molto arrabbiare la bestia, a vostro rischio e pericolo. A questo proposito, Alien Isolation è un gioco ben più difficile della media, e la morte si rivela un evento tutt'altro che raro. L'ombra della frustrazione potrebbe avvolgere alcuni momenti, ma l'imprevedibilità e la personalità sfoggiate dall'alieno vi terranno costantemente interessati. Alla difficoltà del contesto contribuisce anche il sistema di salvataggio, che permette di sovrascrivere solo in prossimità di apposite stazioni, spendendo tra l'altro diversi secondi nell'attesa. Lungo la progressione, gli sviluppatori hanno opportunamente deciso di proporre alcune divagazioni, dove Ripley si troverà ad affrontare i sopravvissuti della Sevastopol e gli androidi di servizio. Sebbene lo stealth rimanga sempre un'ottima risorsa, in questi casi potranno tornare utili anche le armi da fuoco, come un revolver e un fucile a pompa. Lo shooting, sebbene molto limitato, è piuttosto convincente, anche nella sua estrema lentezza. Del resto, Ripley è un semplice ingegnere. Quello che invece ci ha convinto meno di queste sessioni, per quanto la bellissima atmosfera di tensione non venga mai meno, è l'intelligenza artificiale che muove umani e droidi, a volte sin troppo facili da aggirare. Fortunatamente, gli sviluppatori hanno evitato di conferire a questi diversivi un'incidenza sul conto ore totale tale da compromettere la qualità complessiva del progetto. A parte lo straordinario lavoro di design, che parte dall'iconografia classica di Alien e vi aggiunge elementi altrettanto credibili, la versione PC da noi testata ha rivelato un ottimo lavoro anche dal punto di vista tecnico. A fronte di ambienti invero piuttosto statici, la qualità del rendering è di livello, con particolare menzione per il comparto luci dinamico. Texture di ottima qualità e un anti-aliasing in grado di pulire i contorni rendono esplorare la Sevastopol un piacere anche per gli occhi, il tutto unito a una buona scalabilità. Dal punto di vista audio, anche qui il lavoro svolto è ottimo. I tappeti sonori sono densi grazie ai molti effetti di qualità, e proprio la componente audio gioca un ruolo importantissimo nella costruzione della tensione.
Seppure non privo di difetti, in particolare la scarsa intelligenza artificiale di umani e sintetici, un paio di momenti forse eccessivamente frustranti e una sequenza narrativa centrale sin troppo diluita, arrivati ai titoli di coda dopo circa 20 ore di gioco, Alien Isolation vi darà la netta impressione di aver compiuto una grande impresa, di aver combattuto contro un'intelligenza superiore solo con le vostre forze. È anche questa genuina sensazione che ci dà la certezza che Alien Isolation sia un'esperienza fuori dal comune, di quelle che si presentano sugli scaffali solo una volta ogni qualche anno.